Dove vuoi andare? Guarda, lì c'è la telecamera, guarda. Stanno riprendendo il mondo di fuori. Sei noti della CFC delle due squadre che entrano in campo. Partiamo dagli amatori calcio Sezze, si schiera con Montanari, Faustinella, Mattei, Palazzi, Caiola, Zaccheo, Gaeta, Santina, Leggeri, Baroni, Delle Vedove, Botticelli, Antonacci, Zeppieri, Le Foche, Seluca, Bottoni, Palazzi e Baratta. L'allenatore è mister Sandro Mazza. Per quanto riguarda l'Aquila Fitness si schiera con Pelloria, poi Pellotta tu. Finestra, Galasso, Di Para, Luceri, Zaralli, De Grandis, Coretta, Pernarella, Mariani, De Simone, Cist, Coletta, Ventruscolo, Coluzzi, Pellucchini, Galassi, Tovalieri ed è mister Perna. E ricordiamo sempre che Pellegrino è quello infiltrato dalla squadra, non c'è per niente con la formazione della squadra. Siamo partiti volendo con l'inizio del match. Ecco il possesso palla dell'Aquila Fitness, quello che comincia la fase difensiva. Due squadre come sono arrivate a questo match? Gli amatori di calcio Sezze sono arrivati direttamente, avendo vinto il campionato prima, mentre l'Aquila Fitness ha dovuto affrontare tutta la fase del playoff. Quando funziona subito De Simone a terra, un colpo a colpo.
dovuto affrontare i playoff e giungere alla Bolognana finale battendo le dirette avversarie, quale sì, davvero. Ti passo un attimo Moreno. Moreno! More! Mi chiami Moreno? Ti richiamo io, Simo. Vieni su. Vieni su. Chiamato Bravi, c'è un problema col cancello, senti un attimo. Spostate però da qua davanti. Sentite. Simone!
Siamo giunti al 9 minuto 0 a 0, ancora Mario Di Bianco, pilota del match tra Sensi e Agrafilm. Siamo il numero 11 che prende bene il pallone dall'attacco e gestisce bene però la centrocampo. Lancio a profondità. Ecco, mette giù, controlla il pallone numero 10. Con la scivolata, c'è il calcio di punizione. Comandato a favore del Sensi. Subito battuto. Fa uno scambio tra il numero 8 e il numero 2. Lancio dentro l'area dove scivola sul fondo, si ripartirà con l'invio da parte del portiere. Il rinvio da parte di Perlocca, scivola in linea laterale però riesce a difendere. Pennarella non raggiunge il pallone, ricomincia le Sensi. Numero 7 un fallo. Un duro intervento, rimane a terra il numero 7 del Sensi. Ecco qua. Delle vedove. C'è un calcio di posizione, si appresta a battere Gaeta. Troverà forse la conclusione in porta. Fischia il direttore di gara, parte Gaeta, non va sul fondo, conclusione può ripartire, quindi con l'invio il portiere Pellocca, che chiede un altro pallone però. Con l'invio effettuato dal difensore dell'Agro Fitness, lungo, a scavalcare il centrocampo. Ancora Gaeta, ecco il capitano, riesce ad andare via, poi ancora in avanti delle vedove. Allora delle vedove, sulla sinistra dove c'è Leggeri. Ancora delle vedove, attaccato, riesce a scaricare nuovo per Leggeri. Prova ad andare impallato, riconquista la palla l'Agro Fitness. Gestisce adesso Pennarella. Larga bene sulla fascia dove c'è un lancio a centrocampo. Che nessuno ha detto De Simone. Se qualcuno non gli sta bene, si alza e si Simone fallo. Calcio di posizione quando il direttore di gara. Capito Ricky? A favore del Sensi. Posizione di Sensi, la battuta al solito capitano Gaeta, lancio lungo delle vedo lo stop lungo però recupera l'Aula De Simone, buono lo stop De Simone, avanza, carica sul compagno numero 23 a destra,
lungo ancora De Simone, lo stop è bene, centralmente anticipato però bene, ma riconquista però ancora per Marella, forse un fallo a Clopi, calcio di punizione ancora fuori del Sezze, fallo subito da Mattei, ancora delle vedove, Leggeri, Leggeri sulla sinistra, prova a puntare, lo salta, ancora Leggeri dentro, c'è il primo corner del match, fuori del Sezze. Tutto pronto per la partita del calcio d'angolo. Ecco Leggeri il cross. E c'è un fallo. Fischiato fuori dell'Agora. Può ripartire il portiere di Vio Bellocca. Uscito il pallone ancora dal Laura Fitness di De Grandis. Inizialmente possesso l'Agora. Lancio centrale, anticipato, bene, esce bene, parte di Sezze, ecco delle vedove, riceve, punta ancora delle vedove, zona tiro per lui, sinistro, Bellocca, blocca, impresa, presa a terra di Bellocca, che può ricominciare. Ancora anticipo, bene Sezze, più propositivo in questa fase. Questa è la prima fase di match, anticipo forse infatti è falloso, azione per l'Agora, tanto è rimasto a terra, numero 5, colpo con la testa per lui, si rialza dolorante ma può controllare il match, può battere meglio il calcio in direzione dell'Agora. Ancora ecco De Grandis all'indietro, comincia sempre l'Agora 5 che è colui che fa partire più o meno un po' tutte le azioni difensive dell'Agora, leader difensivo, ecco il lancio, forse fuori gioco però non è così, prova il numero 20 anticipato benissimo e può ricominciare il Sezze con Zaccheo lungo, attenzione qui il colpo di testa per fare dove lungo per l'Orca. Qui davanti prende il pallone, Marella lungo con anticipato il quadro offensivo, il ovviamente Galasso, e qui l'appoggio indietro per Bellocca e poi appoggiare a Luceri, con Luceri che avanza palla al piede, fallo qui subito, il capitano del fitness si lamentano i giocatori del Sezze, ma ci ho comandato questo calcio di edizione. Si è presa la battuta dello stesso Luceri che allarga completamente la sinistra, se ne va bene per Marella, lo scambio per entrare di Simone in anticipo, vedete il Sezze che rinvia, fallo laterale per il fitness. Non so dove, che fine ha fatto Moreno, non so dove sia finito. Moreno, appena puoi, sono qui, eh. Ecco De Simone, stesso palla, per l'Agora lungo, fa girare bene sulla sinistra dove c'è De Grandis. Ecco De Grandis, qua dentro. Buono che stia un'apertura però anticipare un po' la Sezze, difensivamente riparte lungo, ancora un saluto delle vedove, buono che il pallone delle vedove, ma dentro la calza qua, attenzione, va, puntalo, sa, blocca,
Zaccheo, pallone scivola sul fondo, calcio d'addio da parte dell'Agora con Luceri. Al 22esimo minuto, sempre 0-0, Lago e Sezze. Sì, 22 minuti, diciamo partita prima, molto chiusa, molto sì, chiusa. La classica fase di studio è terminata, ora un po' il Sezze è un po' più uscito, diciamo. Lago si difende bene. Adesso fuori partito De Simone, anticipato, ecco il capitano Gaeta. Estendo l'apertura bene verso Leggeri, Leggeri dice il pallone, sinistro Leggeri, risponde bene. Calcio d'angolo intanto, vediamo no? Chiedono l'angolo i giocatori del Sezze, ma non è così, si ripartiamo in gol al fondo. Per Luceri. Vai che ci siamo! Che va la battuta, eccolo qui, rinvio lungo di Luceri. Grandis non arriva. Ancora Luceri. Vuole difendere palla. Ricomincia la Bellocca. Bellocca ancora di Luceri. Luceri gestisce il pallone con molta tranquillità. Campo è qui il dottor Davide Fatone, siamo onorati di averlo a bordo campo. Che ne pensa? No, non vuole lasciare i commenti. Vediamo De Simone intanto che se ne va, anticipato bene. Ecco, ricomincia Capitan Gaeta per il Sezze. Va Gaeta in possesso, avanza, lungo il lancio, cercare delle vedo, che è passato il Sezze, a battere il portiere. E quindi il match si sblocca a favore del Sezze con il gol di Delle Vedove. Al minuto, al 24esimo, il vantaggio del Sezze con Delle Vedove. Vediamo come reagirà adesso l'Agora a questo colpo subito. Dice il bomber. Bomber delle vedove. Guarda chi c'è qua, guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Leggeri,
Posso fare un lavoro? Due ottime squadre sono rivelate durante tutto il campionato. Senza ha fatto un percorso impressionante, fino a qui l'Aquila invece è arrivato. Luceri qui in anticipo di testa, De Grandis. Siamo nel calcio punizione adesso per l'altra. Abbiamo l'assistente numero uno del Santini, che riprende l'allenatore della USS. Ha già a che fare con quello signor Mazza. Giustamente iniziamo a attenzione, sulla sinistra. Luce c'è il fallo nel calcio punizione. Galasso che va in punizione. Attenzione Galasso, vediamo. C'è un calcio d'angolo per l'Aquila. La battuta dell'angolo per quello del cross. De Grandis vado ad aspettare, lascia andare il senso, ecco dove viene, ecco dove viene, avanti sul centrocampo, all'arco del centrocampo, come al solito pulito e preciso. Bravi. Attenzione, qui la confusione. Fantastico da parte di Pennarella, ve ne sono nei campi veri della Serie A, gol del genere, ha fatto Owen. Rune e Pennarella, i tre Pennarella come Rune. E quindi si comincia su 1-1, nuova parità di squadre. Mi devi dire quale lingua preferite che vi chiedo dal sesto volume, Riccardo. Digli a Moreno che se mi incazzo chiudo tutto e me ne vado. Dovete alzare sto volume. Le casse le girate verso qua, non si sente niente. Niente. Siamo emozionatissimo, non riesco a parlare perché veramente questi mi tolgono loro il respiro. Scusate, sono troppo emozionato. Ho visto che hai salutato l'avvocato Mariani che stava lontano. L'avvocato Rolando Mariani è qui presente. E dopo Moreno 1-1. Partita di nuovo in parità. Michelita subisce fallo. Però rimane a terra anche De Grandis nello scontro. Superman, Superman. Come c'è una luce? Il 39esimo minuto del primo tempo. Incomincia intanto le prime fasi di riscaldamento della macchina dell'Aquila. Vediamo che si alzano. Si alza il noto giocatore Chicco Menchicchi. Riccardo! Ecco qui. Ricca! Numero 4 dell'Aquila, Chicco Menchicchi, ha chiesto ai propri figli di fare un saluto a Rolando Mariani, noto avvocato di Poi Pulchino. Ciao! Sì. Sì. Coperta. Vicino a lui. Sì. Sì, esatto. Capito? D'accordo, sto anch'io, sto qui, anch'io.
1-1. Passiamo alla linea allo studio, dove ci sta per finire il primo l'economista Piccinini, per ricordare solo che siamo 1-1, 34esimo minuto del primo tempo. 33esimo minuto, 1-1 tra Sezze. L'arbitro ha a che fare con i giocatori, adesso può far riprendere il gioco con una rimessa con le mani. De Grandis di nuovo a terra, ha subito un colpo al volto De Grandis, si chiede l'intervento dello staff sanitario dell'Ago, ecco qui. Il gioco sempre 1-1 tra Ago e Sezze, gol di Pernarella e delle Vedove. Il gemelle Minchicchi a bordo campo insieme al noto giocatore Papà. Ecco, si vede il gioco, quindi leggeri, guarda, scivola sul fondo. Viene da Napoli anche il noto telecomista Oriemma. No, aggiunge la roba! Io sono venuto a portare il gioco da presenza. Io voglio vedere quando ci potrebbe portare a Scienze. E tanto casca sempre. Attenzione qui, De Grandis si trova a terra. L'arbitro forse qualche provvedimento disciplinare. Vediamo, ha messo mano al taschino. Vediamo se si guida qualche catenina, è un giallo. De Grandis, protagonisti negli ultimi minuti, spesso a terra. Minuti alla fine del primo tempo. Calcio posizione delle Sezze, Gaeta e Leggeri sul punto di battuta. Vediamo, Gaeta toccherà per Leggeri, toccherà probabilmente la conclusione. Vediamo, tocca Gaeta. Sinistro di Leggeri, non va, in fondo, sulla sinistra. De Grandis. Antice benissimo. Secondo lui, tiene anche il capo il pallone. Se va. Guarda. E qui c'è il calcio posizione dell'Aula, deve andare, questo intervento è scivolata. Uno, due, Faustinello. Ecco, subito battuto posizione, Calasso sulla sinistra. Ecco Coletta, capitano. Allarga per Luceri. No. Luceri. Di nuovo qui sulla sinistra per il numero 10. Ah, per andare a spalle. No, è questo. Occhio! Conclusione di Calasso sul fondo. Appunto. Penso manchi un minuto. Contrari con i piedi, allarga. Danza. Un minuto alla fine del primo tempo. Salvo recupero. Un attimo in difficoltà con l'Occa. Luceri, un tono difficoltoso, riesce ad appoggiare nuovo per l'Occa. Andiamo un po', grudiamoci un po'. De Simone. Alassandro e Laura, due minuti di recupero. Due di recupero comandati adesso. E c'è un calcio d'angolo per Laura. Al termine del primo tempo, intervista a caldo ai protagonisti di questa relazione del gioco che volge al termine sull'1-1. C'è una battuta, un cross centrale verso De Simone, Montanari risalta la sua,
nessuno dei suoi si fa vedere, un po' arrabbiato, adesso si allarga il gioco per la destra. Ecco che riceve delle vedove, si appoggia tra delle vedove, ecco qui, va da solo centralmente delle vedove, di sinistra appoggia, per l'orca, comodo in presa. E adesso delle vedove è uno dei migliori in campo. Assolutamente, forse il migliore in campo penso delle vedove. Oltre al gol una grande prestazione, Moreno, molti dei palloni passano nei suoi piedi. Coletta, il controllo sbagliato, la rimessa laterale per il Zezze. Gaeta perde il pallone, ecco va Lassana sulla fascia, se ne va benissimo, se ne è andato bene sulla fascia con la destra Lassana. Lui è un clip, insomma, non lo so, sì. Dentro, attenzione, Galasso, buona, lavori all'alta. Sì, l'arbitro fischierà la fine del primo tempo. Dai, per la peggio. Montanari di più lungo. E finisce qui, primo tempo, 1-1. Però con essenza, andiamo all'intervista a caldo. Vai, consiglio un attimo.